Antonio e il suo compagno Filippo si erano imbarcati alla volta del Portogallo, ma la loro nave era stata colta da una terribile tempesta. Alla fine la nave, ormai tutta a pezzi, riuscì a raggiungere però la costa. La buona gente del posto venne subito a vedere se c'erano dei superstiti e a prestare i primi soccorsi, e solo allora Antonio e Filippo scoprirono con grande meraviglia, con grande sorpresa, che avevano raggiunto le coste della Sicilia. Dopo che si furono un po', diciamo, riposati e rifocillati, furono accompagnati in un piccolo convento francescano non lontano da Messina. Qui Antonio poté recuperare prima di tutto la salute, ma ebbe anche la possibilità di riprendersi spiritualmente, perché finalmente capì che con Dio non si possono porre delle condizioni, si deve accettare quello che Dio vuole da noi. E così nel suo cuore prese la decisione che da allora in poi avrebbe solo cercato di fare la volontà di Dio. Dopo poche settimane, il guardiano del convento in Sicilia informò sia Antonio che Filippo che a Pentecoste, precisamente il 23 maggio 1221, Francesco invitava tutti i suoi frati dell'ordine, insomma, a venire ad Assisi per un grande incontro, per un grande capitolo. Migliaia e migliaia di frati sarebbero arrivati da tutte le parti di Europa per questo grande incontro. Antonio e Filippo naturalmente erano felicissimi dell'invito, avrebbero finalmente potuto vedere e ascoltare il poverello di cui tutto il mondo parlava con meraviglia. Un mese dopo, i due portoghesi e i loro fratelli siciliani lasciarono quindi il convento vicino a Messina per coprire i ben 600 chilometri che li separava da Assisi. Antonio comprese subito che questo era un segnale da parte di Dio che glielo mandava. Non solo il Signore voleva che lui non tornasse nella sua patria, ma aveva in serbo per lui qualcosa di veramente speciale. Che cosa? Antonio doveva solo aspettare, perché Dio si fa sempre capire se lo ascoltiamo. Nel capitolo 33 di Giobbe leggiamo: Dio infatti parla in un modo o nell'altro, ma l'uomo non ci bada. Cosa significa? Beh, significa che Dio ci parla, ma sfortunatamente molto spesso siamo troppo occupati per ascoltarlo. Significa che dobbiamo trovare il tempo per sintonizzarsi con Lui e ascoltarlo, qualcosa che Sant'Antonio faceva sempre. Ma come parla Dio? Beh, prima di tutto ci parla attraverso la Bibbia, la parola di Dio, è la nostra guida per la vita ed è per questo che dovremmo leggere ogni giorno qualche passo della parola di Dio. Ma Dio ci parla anche per mezzo di persone, un sacerdote, un amico e perfino una persona che incontriamo per caso. Per esempio, vi è mai capitato di essere in chiesa durante la messa e di percepire che quello che il prete sta dicendo è un messaggio diretto proprio a voi? E infine Dio ci parla anche attraverso le impressioni, le circostanze, gli eventi della nostra vita. Ascoltare Dio e seguirlo non è sempre facile, ma se lo facciamo ci procurerà molte più benedizioni di quanto possiamo immaginare. Pertanto preghiamo. Padre Celeste, aiutaci a comprendere la tua volontà. Sappiamo che hai dei piani meravigliosi per noi. Dacci la direzione per scoprirli, la pazienza per attenderli, la fede per credere in essi e l'intelligenza per capire quando sono arrivati. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.